Allora, sicuramente è stata una gara sofferta, nella quale abbiamo tutti dato il massimo, soprattutto quando siamo rimasti in 10 per l'espulsione. Non abbiamo mai mollato e siamo riusciti ad arrivare a raggiungere questa vittoria che per noi è fondamentale. Ma sicuramente io tenterò di dare una mano ai compagni che comunque mi hanno subito accolto, mi hanno fatto sentire partecipe del gruppo e partecipe di questo obiettivo che è la salvezza. Quindi sicuramente cercherò di mettere in campo le mie qualità per aiutare gli altri, così come penso che la squadra possa aiutare me a crescere sempre meglio. No, come dicevo prima, i compagni sono stati bravissimi nell'accogliermi, nel farmi sentire parte di questo progetto. E sicuramente anche i tifosi hanno fatto il loro, nel senso che si sono dimostrati subito molto calorosi e hanno mostrato subito la loro passione per questa maglia. E quindi sono contento di come si è iniziato e spero possa andare sempre meglio. Certo, noi abbiamo bisogno anche di queste caratteristiche per poter raggiungere il nostro obiettivo, che appunto è la salvezza. Quindi cercheremo tutti insieme di aiutarci a vicenda, di avere coraggio, appunto come diceva il mister. Io l'ho avuto anche l'anno scorso, quindi so bene quello che pretende dai propri giocatori e spero di poterglielo dare durante questi 6 mesi. Beh, sicuramente loro hanno fatto un'ottima azione. Noi abbiamo cercato nel possibile di cercare di coprire il tiro, soprattutto a fine azione, come difesa. Purtroppo non ci siamo riusciti, la palla è passata comunque e quindi non siamo riusciti a impedire il gol. Però penso che questa squadra sia riuscita a venire fuori proprio nel momento della difficoltà. E quindi è questo che ci ha portato alla vittoria. No, non me lo aspettavo fin da subito, ovviamente ci speravo, e quindi ho cercato di dare il massimo in questi 10 giorni che sono qui per cercare da subito di conquistarmi la maglia da Okay, titolare. per il momento sono solo voci, e quando ci sono queste voci capita che i giocatori non, si fanno male, insomma, non vengono convocati per infortunio. Io ho dimostrato che sono concentrato solo sul Trapani e sono stato in campo quasi tutta la partita e quindi la mia testa è solo qui. Deve essere così, noi abbiamo iniziato un percorso, e il mister è arrivato in una settimana un po' complicata, dovevamo 3 partite. E non abbiamo avuto il tempo di lavorare, di capire subito le sue idee. Adesso abbiamo avuto 20 giorni dove abbiamo fatto, insomma, un po' di allenamenti, dove siamo entrati un po' più nel dettaglio, abbiamo capito quello che ci chiede e l'abbiamo messo in pratica oggi sul campo e dovremmo cercare di farlo sempre meglio e niente, questa è la strada per la salvezza. No, ti dico, da questo punto di vista a me cambia poco giocare a 1 o 2 punte. È il modo come sta in campo la squadra. Ovviamente l'attaccante ha bisogno dell'aiuto della squadra per fare bene e per segnare, quindi è più l'atteggiamento della squadra che cambia, non tanto il modulo. Nell'occasione del primo gol, non è la prima volta che succede, è stato bravo Luperini ad andare in area di rigore, che quando si trova in quella posizione lui crea sempre qualcosa. Quindi io cerco sempre di stargli vicino e di sfruttare qualsiasi palla sporca. E poi niente, il secondo ha fatto un bellissimo cross Moscati e io ho battezzato il primo palo e poi è andato tutto bene. Sì, vabbè, loro devono essere bravi a supportarci quando viene lanciata questa palla che ci chiede il mister. Come dobbiamo essere bravi noi ad accorciare la squadra quando si difende. Insomma, ma vale un po' per tutti, più sei corto e stretto, più è facile. Io penso di sì, spero che ci rafforzeremo il più possibile, però anche quelli che sono qui adesso, come detto, stanno mettendo tutte queste cose in più, che avevamo anche prima, ma non siamo stati bravi a metterle sul campo, quindi è stata una colpa di noi giocatori che tante volte abbiamo, insomma, affrontato delle partite dove, soprattutto qui in casa, potevamo portarle a casa con qualcosa in più. E adesso cerchiamo di fare per 90 minuti questo atteggiamento, insomma, con cattiveria e tutto il resto.